La banda assumeva fittiziamente l'identità di procacciatori d'affari o tecnici di società erogatrici di servizi pubblici e, approfittando dello stato di vulnerabilità delle vittime, soprattutto donne anziane o tuagenarie, sottraeva loro i risparmi di una vita, ore preziosi, ricettandoli poi in compro oro, razzie che hanno violato l'intimità delle vittime, hanno portato via i ricordi di una vita. Oltre 30 gli episodi contestati tra il Piemonte e la Liguria. I carabinieri della compagnia Torino San Carlo hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di 4 persone, 2 italiani, un albanese e un'ucraina, per associazione per delinquere finalizzata a furto in abitazione, indebito utilizzo di carte di credito o pagamento, ricettazione e rapina commessi ai danni di persone anziane residenti a Torino e Genova. L'attività ha già documentato 15 furti in abitazione e 7 tentati, 5 episodi di indebito utilizzo di carte di credito o pagamento. Una rapina impropria, 3 episodi di ricettazione di monili rubati, di assegni bancari e un episodio di circonvenzione di incapace.